come il Tai Chi, la calma prima dell'azione. O come i biscotti della fortuna, non sai che cosa riveleranno. Si entra nel ragionamento sulla Cina, che è un mondo a sé, grande, complesso. Ci sfugge subito qualche luogo comune, mangiano cose strane, lavorano come formiche, sono più di 1 miliardo, inquinano. Ma abbiamo capito una cosa, come Occidente abbiamo bisogno di loro, e loro di noi, moltissimo o forse solo abbastanza. Non c'è alcuna grande muraglia che ci divida, l'Europa ha delocalizzato centinaia di aziende in Cina. Costava meno produrre là, poi portare qui e guadagnare con cinica felicità. Non hanno iniziato loro. Questo lo schema per anni, fare affari con Pechino senza far venire meno la storica alleanza transatlantica con l'America. Fin quando Trump ha manifestato per i cinesi la sua ossessione, non solo commerciale. Ora c'è Biden, l'America è rimasta comunque mercato di sbocco per qualunque prodotto cinese, ma nel frattempo la guerra di Putin all'Ucraina ha confuso lo schema. L'asse a Oriente sembrerebbe avere una voce sola, l'unisono, tra zar e imperatore a capo di due potenze complementari. La prima che ha le materie prime, la seconda che le trasforma, macina industria, produce, vende qualunque cosa. Però non le può bastare di venderla solo alla Russia, che economicamente vale un 12° dell'Europa. Siamo noi il biscotto della sua fortuna. La Cina ha sorpassato gli Stati Uniti ed è diventata il primo partner commerciale del vecchio continente, che importa sulla via della seta per 383 miliardi di euro ed esporta per 202. La questione ha indispettito l'America, che ora offre gas, sostegno militare, amicizia, come nella mitologia è Atlante che sostiene il mondo, almeno a Occidente. Tra le tante esportazioni cinesi, in sincerità, una ha riguardato il Covid, ma del resto anche la gran parte delle molecole dei farmaci con cui ci si cura arriva da lì, così come i cellulari di grido, sia le cose strane sia quelle necessarie. La Cina tenta di essere l'amica geniale di tutti, ma è più che altro ineludibile. Per l'Europa è il principale fornitore di quanto serve a fare chip, leghe leggere per edilizia, aeronautica e poi il litio, anima delle batterie per le famose auto elettriche verso le quali sogniamo la transizione. Se le materie prime non le produce, le rastrella, ha oltre la metà delle scorte mondiali di mais, riso e grano. Lo abbiamo scoperto all'alba di una nuova, difficile era, nella quale ci si dovrà difendere anche con marziale abilità. Ecco, grazie.